Benvenuti, buon pomeriggio a tutti voi carissimi telespettatori in questa nuova puntata di testimonianze che dà voce a quello che succede nel nostro territorio, alle testimonianze di vita e anche di conversione. Oggi ci dedichiamo a un evento, un fatto importante che è successo il 26 giugno scorso qui a Trapani, e cioè l'apertura della Culla per la Vita, che è una culla letteralmente che vuole accogliere quei nascituri abbandonati dalle proprie mamme, dai propri genitori, se hanno anche un papà attivo in questa purtroppo decisione. La decisione che viene presa da una coppia che non desidera avere quel figlio e lo abbandona in fase di nascita è sempre sicuramente una decisione problematica, difficile e sofferta. Però succede, e purtroppo succede sempre più spesso, che anziché abbandonarlo in ospedale dove la legge permette una decisione del genere, si abbandona per strada, si abbandona nei cassonetti. Ci sono situazioni che non voglio neppure descrivere perché sono troppo tristi e troppo brutte, e che sicuramente sono decisioni che provengono da sofferenze e da momenti proprio di non lucidità, perché non si può commettere quest'atto in maniera così imprudente, così avversa, crudele. Sono qui per parlarne con chi ha voluto fortemente la Culla per la Vita a Trapani, che è il protagonista della parrocchia di San Pietro a Trapani, Don Giuseppe Bruccoleri. Grazie. Grazie dell'invito. Intanto parliamo esattamente di cos'è la Culla per la Vita. Allora, la Culla per la Vita è un dispositivo tecnologico che serve appunto per accogliere un bambino non accettato da una madre, quindi una mamma che non può tenere un figlio per mille motivi, piuttosto che abbandonarlo o per strada o nei pressi di un cassonetto, c'è questa possibilità che nasce in Italia negli anni 90, a partire da un certo Giuseppe Garrone, che è stato il fondatore del Movimento della Vita di Casale Monferrato, il quale è appunto scontrandosi con questa amara realtà, cioè dell'abbandono dei bambini, che accadeva allora come adesso, ebbe questa iniziativa, questa idea di far nascere, di riproporre quella che una volta era la cosiddetta ruota degli esposti, che sembra qualcosa di superato, di medievale, ma che purtroppo per un problema che ancora è presente ne richiede la presenza anche oggi di questa iniziativa. E quindi qui a Trapani, siccome nel 2020 ci fu un primo caso di un ritrovamento di un bambino appena nato, purtroppo anche morto, nell'androne di un palazzo. Dopo quell'evento e dopo anche alcune sollecitazioni da parte del vescovo, il quale diceva che non solo il grembo di quella madre, ma anche il grembo della nostra società è stato chiuso, era stato incapace di accogliere quella vita, allora io personalmente mi sono interrogato su cosa si poteva fare. E a partire da questa esperienza che io avevo avuto già modo di così sentire, quello della Culla della Vita, ho cercato di informarmi anche in altre parrocchie e realtà qui siciliane, perché in Sicilia ce ne sono altre sei di culle per la vita, quindi sono andato anche sul posto per capire il funzionamento e un po' l'iter che bisogna seguire per attivarle, e quindi dal 2020 ho iniziato a seguire questo progetto che poi è approdato in maniera definitiva appunto il 26 giugno scorso, con la firma di questo protocollo tra l'ASP di Trapani e la parrocchia di San Pietro. È un protocollo che serve appunto a definire i ruoli e anche le modalità di intervento, perché come accennavo poco fa è un dispositivo tecnologico dotato sia di un sistema di videosorveglianza. C'è una telecamera che inquadra il cuscino dove eventualmente verrebbe depositato il bambino.
Questa telecamera già di per sé ha un sensore che manda, diciamo, un segnale a delle persone che siamo collegate a questa telecamera. Oltre a me, ci sono dei volontari della parrocchia e c'è anche collegato il servizio del 118 e l'ospedale. Però per chiarezza non riprende la persona che sta Assolutamente. lasciando il bambino. Ecco, questo io ci tengo perché se c'è qualcuno che ha questa intenzione nella testa e nel cuore, deve stare sicuro, deve stare certo che non verrà ripreso da nessuna telecamera. Quella telecamera serve solo a mettere in condizione poche persone, il sacerdote e alcuni volontari, a sentire attraverso un sensore la presenza del nascituro nel Sì, dispositivo. per Ecco, questo giusto per chiarirlo. chiarire, certo, perché ci può essere qualcuno che dice, perché io penso che in ospedale non ci vadano per questa ragione, perché sono visti, anche Certo. se è anonima, non devono rilasciare nessuna firma, nessun nominativo, però sono visti dal personale, dai medici, credo, immagino che sia questa, perché non riesco a immaginare quale possa essere l'altra ragione per cui preferiscono lasciarli per strada. Sì. Questa telecamera quindi inquadra soltanto il cuscino. Abbiamo tolto le telecamere che ci sono lì nei pressi della chiesa, le telecamere di sicurezza che prima inquadravano anche il portone, gli accessi, proprio per mantenere questa riservatezza e quindi permettere in tutta tranquillità a chi vuole lasciare il bambino di poterlo fare senza essere ripreso. E poi c'è un sistema di allarme che scatta nel momento in cui appunto viene aperto lo sportello, ci sono dei sensori anche interni alla culletta, quindi diciamo il dispositivo è molto tecnologico proprio perché vogliamo garantire la massima sicurezza e quindi questo sistema deve poter funzionare e garantire diciamo, la tranquillità di intervento immediato. Nel momento in cui scatta l'allarme, oltre ad essere avvisato io, ci sono questi volontari della parrocchia e poi il 118, come dicevo, è l'ospedale. E da quel momento in poi, dopo che abbiamo verificato effettivamente la presenza di un bambino, arrivano i soccorsi e il bambino viene trasferito in ospedale. E da lì poi ci sarà tutto l'iter, per l'adozione del bimbo. Che è immediata? Come avviene l'adozione del bambino? Ci sono delle procedure, dei protocolli? Sicuramente c'è una procedura molto veloce. Trattandosi di un neonato, Sì, insomma. e comunque diciamo la culla per la vita è una delle possibilità, perché comunque in Italia c'è il cosiddetto parto anonimo che garantirebbe alla donna di poter partorire in ospedale senza rilasciare, diciamo, i propri connotati e quindi anche partorendo con maggiore sicurezza. Sicurezza, certo, perché chi partorisce comunque in casa o insomma in condizioni non sicure, perché l'ospedale è sempre una sicurezza, qualsiasi cosa accade, ci sono i medici, c'è il personale sanitario, quindi chi decide di farlo a casa o addirittura in altre situazioni non del tutto sicure è in pericolo. Allora, ecco, quello che si può dire in questa trasmissione è senz'altro di scegliere sempre la strada più sicura. Col parto anonimo, rimane comunque anonimo. Guardi, Don Giuseppe, ieri sera, non potevo dormire ed ero davanti alla TV a guardare un'intervista che riguardava, caso voleva, una testimonianza di una donna che aveva abortito, non aveva partorito e abbandonato, aveva abortito, ma i danni psicologici dovuti a questo aborto dopo tanti anni li portava con sé. E su questo molto spesso si è parlato perché pare che sia una cosa semplice o una cosa così lineare da un punto di vista razionale e anche logica. Però in realtà i danni psicologici di un aborto sono spesso oggetto di grandi condizioni di depressione, di non soddisfazione, di qualcosa che accade, che succede nella psiche della donna, soprattutto della donna.
Mi chiedo, è il danno psicologico dell'abbandono di un figlio che si è partorito, quale può essere? E quanto può essere grave? Certamente abbandonare un figlio è sempre una scelta difficile. Però penso che una mamma, quando arriva a questo tipo di decisione, veramente alle strette, cioè non vede altre alternative. E qualche mese fa a Milano c'è stata una mamma che ha portato il proprio bambino presso una cura della vita, specificando proprio che non avrebbe potuto prendersi cura di quel bambino e quindi decidendo di affidarlo a qualcuno che avrebbe potuto farlo. Quindi comunque quando una mamma arriva ad affidare questo bimbo nelle mani di chi potrà prendersene cura, io penso che anche lì c'è un gesto d'amore. Piuttosto che abbandonarlo in mezzo a una strada, in un cassonetto o in un luogo comunque che espone al pericolo anche della morte del bambino. Quindi io penso che la culla per la vita può essere un'opportunità, sì, per evitare gesti che potrebbero in qualche modo causare anche la morte di bambini. È comunque ad ogni modo un gesto coraggioso. Quella mamma che lo fa dimostra un grande coraggio e un grande forse atto di amore, sì, sicuramente. No, non so immaginare, immagino che istintivamente una mamma tende a proteggere il proprio figlio, è naturale, istintivo, è più spontaneo pensare questo, quindi nell'ambito, nella logica di questa protezione c'è quella di io non riesco a fare niente, quindi meglio darla ad una famiglia che se ne prenderà cura. Il caso vuole che io sono tutore legale di 5 bambini ucraini che dalla documentazione legale, in particolare 2 di loro, sono stati proprio abbandonati alla nascita. Ah. E in ospedale, entrambi, e parliamo di Ucraina. E, devo dire, Don Giuseppe, dalla conoscenza oramai che ho approfondita di questi bambini, di cui sono tutore da un anno e qualche mese già, perché sono qui a Trapani da maggio del 2022, che comunque vivono molto la crisi dell'abbandono, cioè è veramente nella loro psiche, anche perché questi bambini non sono stati fortunati, nel senso non sono stati immediatamente adottati o presi in affido, sono andati negli orfanotrofi, nei benotrofi, quindi in quegli istituti che adibiti, adatti per questo percorso. E quindi anche lì poi bisogna lavorare, perché sono bambini che hanno bisogno, certo, di grandi cure. Io non so se tu hai avuto la possibilità poi di avere a che fare con bambini che hanno questo tipo di problematiche, se ti è mai capitato. In tal senso no, non ho avuto questa possibilità. Certamente conosco bambini che sono stati adottati e che comunque vivono un dramma, però non abbandonati alla nascita o comunque in situazioni anche estreme. Però certamente c'è sempre un dolore, una sofferenza nel bambino che si sente in qualche modo rifiutato o in qualche modo, sì, lasciato dai propri genitori. Purtroppo è proprio così, c'è questo stato in cui il bambino proprio sente, e io da cosa lo capisco? Dal fatto che quando mi allontano, quando non posso andare per più giorni, perché chiaramente non vivono con me, vivono in un istituto, dell'istituto incoronato, sì, e non posso andare, loro sentono, avvertono questa assenza e me lo fanno pesare, come mai? Perché? Perché vivono in maniera inconscia chiaramente questo senso di essere stati rifiutati, di non essere stati voluti, ed è una cosa decisamente triste per un bambino, che è sempre meraviglioso. Per cui la mia sollecitazione è quella di pensare a questa scelta, a veramente a maturarla in maniera consapevole, che non sia una scelta istintiva dettata solo dalla sofferenza, ma di farla con calma, soprattutto di farla anche confrontandosi con le istituzioni, con i sacerdoti, con, certo, magari con una famiglia che è più vicina. Io penso che questo sia un passaggio da fare. Certamente c'è bisogno di un accompagnamento. Oggi come oggi c'è tanta solitudine.
a volte ci si ritrova a fare scelte di cui ci si pente proprio perché non sono state sostenute, accompagnate, non si è trovato qualcuno capace di essere di supporto. E quindi sicuramente va fatto un lavoro anche in questa direzione, cioè far sentire a chi si trova in difficoltà la propria disponibilità, la propria presenza. Monsignor Pietro Maria Fragnelli era presente il 26 giugno all'accordo firmatario, quindi ha sposato totalmente questa iniziativa, però è la vostra parrocchia che ne è responsabile. Sì. È la parrocchia di San Pietro che si è fatta carico di questo progetto. Certamente il vescovo, sin da subito, quando gliene ho parlato, ha sposato quest'idea e ha sostenuto, questa iniziativa in tutte le sue fasi. Bene, e da un punto di vista manutentivo è sempre la parrocchia di San Pietro che Sì. se ne fa carico. E con quali disponibilità economiche, quelle della parrocchia stessa, Con o quelle c'è un della parrocchia. contributo? No, con quelle della parrocchia, diciamo già anche nel protocollo, la parrocchia si impegna ogni 3 mesi nel fare una verifica, attenta del dispositivo perché bisogna garantire un corretto funzionamento, perché c'è di Quindi mezzo il la vita. protocollo con l'ASP, nella persona dell'attuale commissario Vincenzo Spera, riguarda solo nel caso in cui il nascituro viene messo nel dispositivo, passa direttamente all'ASP. Insomma, voi fate questo passaggio per cui l'ASP sa che se arriva alla culla per la vita, poi se ne deve prendere cura nelle forme dell'affido e della futura Sì, adozione. sì, sì, E sì. questo è il protocollo Sì, più o meno. sostanzialmente è questo. Beh, è veramente una cosa molto bella, molto nuova. Non so se in Sicilia ce ne sono altri. Ce ne sono altre, però nella Sicilia occidentale ce n'è soltanto una a Palermo e poi nella provincia di Trapani non ce ne stanno E altre. sai Don Giuseppe dove, a Palermo? E a Palermo presso un istituto di suore, mi sembra le Vincenziane. Poi ce n'è un'altra a Bagaria, un'altra a Giarre, un'altra a Caltanissetta e un'altra a Messina. Sono 6 in totale quelle presenti in Sicilia. Sì. A Messina, quindi Catania, Cireale, queste zone qui No, 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 no. Siracusa. Beh, per la Sicilia che ci segue, quindi ripetiamo le città. Abbiamo detto Trapani, Trapani. Messina, Caltanissetta, Giarre, Bagheria e Palermo. Palermo. Ma mi sembra che c'è, insomma, una buona ramificazione. C'è comunque una pagina in internet dove c'è una mappatura di tutte le culle presenti in Italia. Basta digitare culle per la vita e si trova proprio un elenco di tutte le culle presenti in Italia, che sono circa una sessantina. Una persona che chiaramente è di Giarre o che è di Messina e vuole proprio cambiare città, sempre per questa, diciamo, fissazione dell'anonimato, per non farsi vedere, per non essere riconosciuto da nessuno, eccetera, ovviamente lo può fare a Trapani, Certo. esattamente come una persona, una donna di Trapani lo potrebbe fare a Giarre, a Bagheria, altrove, Sì. tanto è anonima. E nel caso in cui il bambino è già, diciamo, non è proprio un nascituro, è già di 6 mesi, mettiamo, il concetto è uguale? Sì. Certamente la culla è abbastanza grande, quindi per un bambino di 6 mesi c'è anche lo spazio di poterlo Il lasciare. dispositivo Sì, lo sì, sì, sì. consente, chiaramente magari fino ad un anno di età, perché poi non Non si più di può questo. lasciare un bambino così, anche perché non starebbe. Certo. Bene, io credo che abbiamo dato tutte le informazioni per la culla per la vita, un'iniziativa lodevole, veramente complimenti, Grazie. donno. E i volontari come la vivono questa, o i tuoi parrocchiani questa iniziativa? Molto bene, diciamo un segno di speranza. Proprio la parrocchia offre un po' il suo grembo per certi versi, Sì. per accogliere la vita. Sì, Per esempio a Trapani c'è stato un caso, mi ricordo, a Paceco. nel mese di ottobre scorso, un bambino che è stato ritrovato nelle campagne di Paceco. Pensate, ed è stato ritrovato, grazie a Dio, ancora vivo ed è stato Sì. salvato. E adesso sicuramente sarà nelle cure, speriamo, di una famiglia già affidataria, anche se io so che le procedure non sono così veloci, forse per i nascituri sì, ma insomma per i bambini un po' più adulti. Più Ci complicato, sono sì. procedure più problematiche.
Grazie, Don Giuseppe Bruccolari, grazie alla tua comunità. Non so se vuoi lanciare un appello, vuoi dire qualcos'altro a chi ci sta ascoltando in questo momento. Hai la telecamera a tua disposizione. Ma voglio semplicemente dire che è un po' per quello che ho scelto di fare, che è l'essere sacerdote, sono disponibile a mettermi in ascolto e a cogliere qualsiasi situazione di difficoltà possa presentarsi, anche quella di una mamma che sta maturando una possibile scelta di questo tipo. Quindi chi diciamo, si trova in difficoltà, pensi al fatto che sono disponibile per qualsiasi cosa. Beh, già questo è tantissimo, è di grande conforto. Diamo anche gli indirizzi o anche il sito internet, vogliamo dare delle informazioni più specifiche, l'indirizzo della parrocchia, dove è la culla. La culla si trova in via Sergia numero 2, che sarebbe diciamo, dove c'è il prospetto principale della chiesa. È una zona abbastanza riservata, quindi anche la scelta di collocarla lì è appunto pensata. Perché non è nella piazza, è No, nella via sì, laterale, è dove nella. tra l'altro c'è l'ingresso principale della Sì. chiesa. Però è l'ingresso, questo lo dico sempre per il vostro anonimato, è un ingresso che non viene mai usato, perché in genere si entra dal Sì, laterale, dal Corso perché è Italia. sulla piazza, da Corsa Italia, che è il corso ovviamente più vissuto, più frequentato. Quindi quella è proprio una zona dove, del centro storico dove nessuno normalmente va. Si può lasciare a qualsiasi orario? Sì, Nelle è sempre 24 attiva ore. e quindi sicuramente forse chi fa un gesto arriva a fare un gesto così, diciamo di lasciare il proprio bambino, penso che lo faccia più di notte, in un orario un po' Certo. più Certo, sicuramente tranquillo. in un orario in cui il buio aiuta a mantenere l'anonimato L'anonimato. e la riservatezza di questo momento che comunque io penso sia straziante, chiunque, qualsiasi mamma faccia una cosa del genere è dettata dalla disperazione, dalla sofferenza e sicuramente anche da una grande dose di coraggio, perché non può, non si può fare, non è una cosa assolutamente naturale separarsi e abbandonare il proprio bambino. Che Dio voglia che questo accada pochissimo o non accada proprio, ma se deve accadere, che accada nelle forme più protette possibile per il nascituro. Questa sicuramente, oltre al parto anonimo che si può fare in ospedale, questa è ancora più anonima, è ancora più riservata ed è sicuramente una strada assolutamente percorribile, facile e dunque mettiamola a disposizione di chiunque sta lavorando. Purtroppo questa scelta diffondiamola nel nostro territorio, diffondiamola in genere in tutta Italia. Ripeto, qui siamo in una televisione che in questo momento si vede nel canale nazionale, nel 255, Don Giuseppe Bruccolari parlava di una mappatura che sicuramente è pure a livello nazionale. Dunque, chiunque ci sta seguendo da ogni parte d'Italia può, qualora abbia una situazione, diciamo in fase di elaborazione di questo genere, questo tipo di decisione, veda la mappatura, veda la zona più vicina o più consona comunque alle proprie esigenze e sicuramente scelga una strada del genere anziché l'abbandono per strada. È più sicuro ed è più etico, più umano, più cristiano, direi. Visto che siamo in una televisione cristiana e cattolica. Grazie, grazie Don Giuseppe Bruccolari Grazie a voi. e vi do appuntamento alla prossima puntata di Testimonianze. Buon pomeriggio a tutti voi.